Buonasera a tutti. In questo video vorrei parlarvi del Corano, però brevemente. Vi vorrei fare una domanda, la stessa domanda che ho fatto nel post. Ovvero, secondo voi il Corano è un libro rivelato oppure no? Quindi, in poche parole, vi posso dire la mia esperienza personale. Leggendo il Corano, non mi sono convertita all'Islam, nel senso che ho iniziato a pregare 5 volte al giorno, oppure ho abbracciato l'Islam sunnita o sciita, ma ho capito meglio la Bibbia, ovvero ho abbandonato tutte quelle false dottrine che i cosiddetti cristiani, tra virgolette, cristiani trinitari, hanno su Gesù. Innanzitutto il fatto che è generato da Dio, questa è la più grande eresia che si è diffusa dopo i concili eretici di Nicea e di Costantinopoli, perché la Bibbia non dice questo. Quindi sono andata a guardare anche la profezia di Deuteronomio dopo aver letto la Sura Mariam, il discorso di Gesù nella culla: in verità sono un servo di Dio, mi ha dato la scrittura e ha fatto di me un profeta. Quando il profeta Mosè nella Bibbia, e sappiamo che Mosè, perché il Corano parla moltissimo anche di Mosè, basta guardare la Sura 20 Taha, oppure la Sura 28 Al-Qasas, e quindi anche altri versetti. Vi sono, per esempio, nella Sura An-Naml, vi sono 8 brevi versetti proprio che parlano di Mosè, e sono molto sintetici ma molto significativi. Quindi, Mosè, quindi, che è il più grande profeta dell'Antico Testamento, come ho detto in Deuteronomio, dice che Dio avrebbe mandato Deuteronomio 18, Dio avrebbe mandato un profeta pari a lui. Questo profeta avrebbe dovuto essere ascoltato dai veri credenti. A chi si riferiva Mosè? Naturalmente a Gesù. Quindi ho capito che Gesù è il più grande profeta di Dio, che non è generato da Dio, e ho riletto pure il libro degli Atti, dove l'apostolo Pietro parla di Gesù come il santo servitore di Dio, e qua il Corano dice la stessa cosa. Se noi infatti andiamo a prendere il libro degli Atti, quindi il discorso dell'apostolo Pietro, che pochi cristiani, perché i cristiani dicono Gesù è Dio, ma su cosa si basano? Cioè, è una falsa credenza, i cosiddetti cristiani, tra virgolette, che in realtà non sono veri cristiani. Qua dice, quindi l'apostolo Pietro sta parlando e ricorda quello che disse Mosè. Infatti Mosè disse: il Signore tuo Dio susciterà per voi, attraverso i fratelli, un profeta come me. Lo dovrete ascoltare secondo tutte le cose che vi dirà. Quindi l'apostolo Pietro ricorda Deuteronomio 18, 15, 19. In poche parole, quindi, la Bibbia dice tutto il contrario di quello che dicono i cristiani, i cosiddetti cristiani. Oppure andiamo a guardare il discorso di Pietro in Atti 2, versetto 22. Uomini di Israele, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo pubblicamente mostratovi da Dio per mezzo di opere potenti e portenti e segni che Dio fece fra di voi per mezzo di lui, come voi stessi sapete, quest'uomo, come uno consegnato per determinato consiglio e prescienza di Dio, voi lo metteste al palo per mano di uomini illegali, sopprimendolo. Ma Dio lo ha resuscitato, sciogliendo le doglie della morte, perché non era possibile che ne fosse ritenuto. Quindi, in poche parole, sta dicendo uomo mandato da Dio. E si vede la piena realizzazione della profezia di Mosè. Non è che sta dicendo Dio si è fatto uomo o qualche sciocchezza del genere. Quindi il Corano, che conferma la Bibbia, dice in poche parole la stessa cosa. E se noi andiamo a prendere il famoso Vangelo di Giovanni, che i cosiddetti cristiani, tra virgolette, che non lo sono in realtà, manomettono, se noi andiamo a prendere il capitolo 17, versetto 3, dice: questo è Gesù che parla. Questo significa vita eterna, che acquistino conoscenza di te, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Quindi, quando il Corano si riferisce a Gesù come messaggero, profeta, non è che è soltanto uno dei profeti, come dicono i musulmani, che non hanno neanche capito e quindi trasformano lo stesso Corano. In realtà, se si leggono Corano e Bibbia insieme, si capisce. Quindi si legge anche il Nuovo Testamento, i discorsi dell'Apostolo Pietro, le profezie di Mosè, si capisce che Gesù è il più grande profeta di Dio, il messaggero che Dio ha mandato per annunciare al mondo la verità e che deve tornare per giudicare il mondo, perché questo è il compito che Dio gli ha affidato. Quindi Gesù non è un profeta, ma il profeta
profeta come Mosè che doveva venire. Questo profeta non è il profeta Muhammad. Quindi leggere il Corano mi ha aiutato a capire meglio la Bibbia e ad abbandonare tutte le false dottrine. Con questo è tutto, vi saluto.